Limitazioni accessorie. Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB, guida interiore. Sovente, quando analizzate l'essere vostro, siete usi a riconoscere le vostre limitazioni senza grandi difficoltà. Ma la prima cosa che fate quando le trovate è quella di condannarvi. Di condanna in condanna vi trascinate in una analisi che, proprio per il fatto di essere compiuta con tale sistema, non è e non può essere obiettiva, né può venire assunta quale metodo di ricerca che possa condurvi alla liberazione. Se voi stimate che la conoscenza di se stessi porta l'essere all'affrancamento, come potete pensare che condannando le proprie limitazioni l'uomo si liberi dal proprio io? Le condanne, infatti, non sono altro che nuove limitazioni, le quali possono essere evitate. Potremmo chiamarle limitazioni accessorie. Devo mettervi in guardia contro questo condannare, perché esso è un mezzo che viene utilizzato dall'espansione dell'io, che frustandosi trova il mezzo per accrescersi. All'io non importa nulla di mortificarsi, anzi lo allieta la mortificazione, perché lo fa sentire obiettivo di fronte a se stesso. Eppure non è questo che può condurre l'uomo al sentire. L'essere, per costituire la propria equazione morale, deve riconoscere le proprie limitazioni attraverso una costante, continua consapevolezza e non perenne condanna. Allorquando vi viene posta dinanzi una vostra limitazione, dite: ciò accade perché non sono evoluto. Se io fossi libero, questo non accadrebbe. O peggio, dite: me ne affrancherò in una successiva incarnazione. Guardatevi da questi errori, dal secondo più che dal primo. Il primo conserva una sua coerenza, anche se scarsa, rispetto a ciò che noi vi abbiamo detto, ma il secondo è totalmente contrastante ed è un'opera che io definisco egoistica e financo malvagia, in quanto voi delegate ad un altro essere che non è la vostra continuazione come io, il superamento delle vostre limitazioni. Così circoscrivete voi stessi, e questo è l'atteggiamento del tepido, non dell'uomo spirituale, non di colui che è santificato, che si impegna senza mete non per divenire, ma per essere perfetto. Questo atteggiamento è profondamente errato in se stesso. Infatti, la coscienza non procede per acquisizione né per giudizi, bensì per ritrovamenti. Sicché, quando ritrovate entro voi stessi una limitazione o quando essa vi viene posta dinanzi dai fotogrammi che esperite creandoli, è quello il momento in cui potete, perché la create, affrontare quella limitazione. Infatti, se voi non la poteste sperimentare, non dareste vita ai fotogrammi in cui essa vi viene posta di fronte. Il fatto stesso che quelli e solo quelli sono i fotogrammi che create rispetto a quel frammento di realtà, significa che quelli dovete esperire e che per quelli dovete attuare una macerazione interiore, la quale vi conduca successivamente al superamento di quella limitazione. Superamento che non è acquisizione, ma ritrovamento. Perciò questo stratagemma è un altro strumento dell'espansione dell'io, che però non può essere nascosto a chi l'io ha trasceso. Riguardo poi al primo errore, ribadisco che ci si circoscrive
Perché il fatto stesso di essere posti in delle situazioni significa che quelle situazioni ci limitano, perché le abbiamo create come limitanti. Solo per questo esse ci limitano. Qualora non le sentissimo tali, esse non ci limiterebbero. Perciò non esiste oggettività nella limitazione e così non esiste acquisizione. Quando l'uomo ritiene se stesso non in grado, perché non è voluto, di poter fare o di non fare certe cose, è solo l'io che vuole espandersi, perché è terrorizzato dai fotogrammi che ha creato e con arte fa sentire a quel che suppone essere la propria coscienza tutta l'impossibilità di evolversi. Ma voi che avete la possibilità di guardare oltre, nell'intimo vostro, voi non soggiacete a questo errore, che è grossolano, per chissà che ogni aspetto del vero manifesta l'unica vita, l'unico essere, l'unica esistenza e che anzi, questa unica vita, questo unico essere, questa unica esistenza, altro non è che l'individuo che la propria stessa natura assoluta.